Categoria storia. Per la categoria storia il premio va al Mio campo libero di Federico Vespa, Silvia Salemi di Iso Radio. Federico Vespa e Silvia Salemi, Iso Radio. Allora, eccolo. Ecco Silvia. Ciao Silvia, buonasera. Ciao Silvia. Abbiamo provato a mettere insieme lo sport e la musica. Buonasera. No? È vero. Perché lei non capisce niente di sport, ma io non capisco niente di musica. Io non capisco niente di niente, e infatti ridevamo sempre, capisci? Ok, bellissimo. E abbiamo fatto questo connubio durato 2 anni. Però devi dire cosa mi hai detto dietro le quinte adesso. Sì, ho provato disperatamente a fidanzarmi con Silvia, ma non c'è stato verso. Hai detto fidanzarmi? No, che cosa? Cos'è la politically correctness? No, che ho fatto delle gentili proposte, ma niente. Non proprio, ma scusa, ho non lavorate insieme? Esatto. Mia madre mi dice però sempre, di solito... trovati una brava ragazza, metti su famiglia, ho provato, ma niente. Ma guarda, io ho promesso alla mamma che finché lavoravamo insieme avrei cercato di trovargli una ragazza onesta da sposare. Ancora non ci Quindi, sei Quindi in realtà questo format nasce dalla precisa ratio di trovare una fidanzata brava da sposare a Federico. Sì, il risultato è negativo perché sono ancora qua. Vabbè, però hai trovato un'amica che ti taglia i capelli. Ah sì, è vero, ancora sospettato mi tagli i capelli. Giusto, possiamo ringraziare la nostra direttrice Angela Mariella, Raiso Radio, il direttore sì, Roberto grazie. Sergio non per è... aver creduto in questa coppia di, non so, una coppia di fatto ormai. Sì, noi abbiamo, guarda, è stato molto bello lavorare con una persona che diversissima dal punto di vista radiofonico, perché lei è una grande cantante, capisce di musica, io zero, e erudire invece una donna sullo sport e sul calcio in particolar modo. È stata una grandissima esperienza della quale dobbiamo ringraziare sì. Grazie, sia Roberto Sergio che Angela Mariana, grazie a te. Ma soprattutto grazie a te. Non ci lasciamo mai. Mai, no, mai, quello, mai. Quello mai. Va bene, grazie ragazzi. Tra l'altro dobbiamo anche dire una cosa, che tu stai festeggiando l'uscita di... Come faceva? Sto festeggiando i 25 Oddio, anni di A casa di Luca. Ma come? Cade il tun tun, ciac, patu patu, ci ha stordito il cuore. Infatti sono passata a fare radio, così non mi stordivo. E poi c'è in giro il nuovo singolo che è Noi contro di noi, perché l'uomo dopo il Covid ha voluto farsi anche la guerra, perché è un deficiente. Grazie, dai. Uscito l'8 luglio. Sì, 8 luglio. Vedi, sono preparato. Sei molto preparato, volevo, grazie. Vabbè adesso torno seria, volevo ringraziare questo pubblico che ci ascolta tutti i giorni, perché il pubblico di Raiso Radio è un pubblico che si affeziona, perché sono le persone che viaggiano e pensa che sotto pandemia ci ascoltavano in 2-3 persone al massimo, perché non viaggiava più nessuno, poi sono tornati a viaggiare tutti, adesso c'è un pienone come questo pomeriggio grazie a questo microfono d'oro, grazie a voi organizzatori, grazie a chi ci ospita, grazie al Campidoglio. Fede, adesso ce ne andiamo in vacanza? Adesso andiamo in vacanza separati, eh? No, ovviamente. Come? No, l'ho certo. Detto a mio marito, ha accettato la cosa. Tuo marito ha detto di andare in vacanza con me. Sì, messa male, allora. C'è anche la tua mamma, vabbè, il tuo ragazzi, papà. Ragazzi, grazie comunque. Siamo benedetti. Davvero. Dai. Grazie. Vi premierà un'imprenditrice, Letizia Eleden. Che poi nessuno sa niente. Nessuno sa niente. Chi ci... No, niente. No, nel senso che i premiati non sanno chi devono premiare, così sono più attenti, capito? Sì, che bella questa cosa. Chi c'è? Buonasera. Letizia, tra l'altro Letizia, imprenditrice, sempre con una novità. Adesso cosa è uscito? Perché ogni tanto esce qualcosa. Adesso è uscita una linea di skincare, ho creato per promuovere un progetto green, tutto made in Italy, e la stiamo distribuendo in tutto il mondo. A noi niente? Ci arriva niente? Non c'è manco un omaggino, niente, un campione. Non l'ho portata, gliela farò recapitare però. Infatti di solito si porta sempre un omaggio agli ospiti. Un omaggino anche sai quelli non fosse... Ma tu non mi hai detto niente, mi hai fatto trovare impreparata. Ce li mandi a casa, ti lascio l'indirizzo, non ti preoccupare, okay. Pago io le spese. Letizia premia Federico Vespa e Silvia Salemi. Grazie. Il mio campo libero, Iso Radio. Ma uno? Uno. Uno solo? Poi lui... Ma siamo in due. Allora Federico mi ha detto ovviamente voi questo riconoscimento. Facciamo 15 giorni per uno come i separati, che hanno i figli. No, no, tienilo tu, dai. Tu poi me lo ridai a Silvia. Settembre. Hai detto che lo davi a Silvia. Certo. No, me lo dai a settembre quando ci rivediamo a Saxa Rubra. Io sono un signore, cioè è giusto che lo dai. Chi lo dai, io o te? Vabbè, tu dai, te lo lascio. Io ho il premio della critica, dai, faccio la signora. Sì. Scherzo, dai. Grazie grazie ragazzi. Grazie Silvia. Vai a Napoli? Vado a Napoli a festeggiare un'uscita di un film imminente dove ho fatto la colonna sonora. Però non posso dire niente. No, salutici Federico Moccia. Vi saluto Moccia. Grazie a tutti, buon'estate. Grazie Letizia.
Simpaticissimi, complimenti. Sì, una bella coppia, una bella coppia.